l'organizzazione della giornata che doveva tenere. Noi dobbiamo fare da interfaccia con la gente, lo capisce solo. Ecco, la faccia il giornalista, non l'organizzatore di eventi, perché la seconda non le riesce. Posso dire che forse deve privata magari. Comunque in tutto questo ci hanno chiuso dentro, non si riesce a uscire. In tutto questo non riusciamo a uscire. Da dove? Prezzi che Ma questo è un'altra realtà della stampa. Scusi, questo è un'altra realtà. Perché il giornale facevamo la passeggiata. Ma dai, è un garzone. Il sindaco ha detto in sette salse che non voleva parlare di questioni. Beh, allora non invitasse la stampa, invitava la sua famiglia a fare la passeggiata. Lui viene a dire quello che vuole lui, non gliel'ho detto io. Senza domande però. Senza domande, una cosa quindi sapiente. Lui viene qua, noi viene, mettiamo la dichiarazione i microfoni, poi andiamo e mandiamo in onda, abbiamo fatto la passeggiata. Ma volete dettare poi a Renzi quello che deve dire? No, fare domande, poi dire non vogliamo rispondere. Poi lui dice non voglio rispondere. Qui invece hanno fatto un proclama e sono andati via. Non le sembrava un proclama? Eravamo aggressivi perché eravamo organizzati. Probabilmente è il frutto di un'organizzazione assente. Cioè la passeggiata come dovevamo fare? Dire ai giornalisti, come abbiamo detto, state qui che torni. No, bastava una parola all'inizio o alla fine, ma organizzata. Guardi, non lo so, abbiamo detto all'inizio ho detto io, il capo cerimoniale e un'altra persona, detto ai giornalisti, se state qui, torniamo, facciamo il punto e facciamo la passeggiata. Non è riuscito neanche a muoversi, perché abbiamo fatto 500 metri con gli obiettivi qua. Con della gente che ha rischiato, delle giornate che ha rischiato di cadere, di farsi male. Mi hanno pestato, sono caduto e mi sono fatto male. I tuoi colleghi, perché hanno fatto. Ma un'organizzazione diversa, no? La conferenza stampa.